Allora, la questione Padova, la questione del prefetto, lo dicevo prima, della pubblicità. Allora, ascoltiamo le motivazioni che porta il prefetto di Padova, Patrizia Impresa. Eccola qua. La Vediamo se arriva. situazione ad oggi a Padova e in provincia relativamente all'accoglienza è che abbiamo oltre 60 centri di accoglienza aperti. Rispetto comunque a questa disponibilità si è reso necessario trattenere e quindi mantenere ancora in uso di accoglienza l'ex caserma Prandina. Oggi vengono trasferiti dalla Prandina a Bagnoli, a Montagnana, circa 250 profughi. I restanti profughi che alloggeranno per i prossimi giorni all'interno della Prandina saranno non più di un centinaio. Ci stiamo organizzando per rendere questa accoglienza fruibile anche con dei moduli che consentano il poter sopportare le temperature invernali. Questo è stato necessario anche perché con una recente circolare il Ministero dell'Interno ha modificato, ovviamente in aumento, le quote assegnate alle regioni. La Prandina era nata sicuramente come una gestione temporanea per il periodo estivo. Questo nasceva non solo dalla tempestività con cui abbiamo allestito quel centro, ma anche perché si era aperto sul territorio una progettualità di accoglienza, cioè si era aperta la possibilità che le amministrazioni comunali, quindi i sindaci di questa provincia, potessero trovare una soluzione di condivisione con la prefettura. Questo poi non è accaduto. Al momento le trattative rispetto a questo tipo di accoglienza sono sospese perché ancora una volta i sindaci preferiscono stare a guardare. I sindaci preferiscono stare a guardare, bisatto. Fausto Fanelli, qua la Prandina sembra quasi, insomma, quasi un luogo comune qua in Italia quando si parla di costruire case abusive, uno le fa e dopo restano lì, di Sì, fatto, anche se infatti. non puoi. Infatti. La Prandina doveva essere smantellata e per tutta risposta arrivano i moduli fissi, quindi. Io vedo le politiche Non che. credo che verrà fatto per ospitare dei profughi per 15 giorni, No, chiaramente, no, no? assolutamente no. A prescindere che, vabbè, non entro nel merito di quelli che sono gli orientamenti politici. Quello che parlo io, quello che mi rivolgo io sono gli aspetti tecnici e anche etici che stanno alla base di certe scelte, perché il prefetto aveva fatto anche di fronte all'opinione pubblica, si era assunta degli impegni non solo con il sindaco, ma di fronte anche all'opinione pubblica. Aveva detto, aveva dato la famigerata data del 2 novembre per Novembre. la chiusura quasi certa, no, certa, no, quasi certa dello smaltimento della Prandina. Noi abbiamo Il sempre. problema è che l'abbiamo sentita, il ministero ha mandato Eccolo lì, degli gli ordini aggiornamenti al vengono rialzo. probabilmente dal centro e probabilmente avranno altre, ben altre nature, forse non proprio umanitarie, anche di competizioni, di dispetti politici, tra chi è magari una fazione a danno dell'altra, ma queste sono cose che mi tengono esule e me ne tengo ben distanza, anzi molto lontano. Il discorso invece è che già da adesso, in questura, abbiamo i nostri amici ospiti della Prandina che vengono in questura a lamentarsi che è già freddo. Si lamentano che è freddo, che non stanno bene in quelle condizioni. Vengono poi anche con la questione del modulo. Il modulo è un modulo abitativo, poi hanno luoghi di ritrovo, di ristoro, dove ci saranno le Sì, qui mense, i tutta bagni, una struttura e dovranno attrezzata. camminare all'aperto. Adesso vedremo come reagiranno anche di fronte a questo fenomeno, a queste decisioni di ospitalità, no? Per cui la nostra preoccupazione, come abbiamo tante volte già detto, perché sono già successi tumulti, rivolte, perché dopo ovviamente le persone si stancano, magari gli sono state fatte delle promesse, gli sono state negate delle aspettative e dopodiché magari
visto e considerato che stiamo parlando di Corso Milano, stiamo parlando del centro di Padova, c'è anche il pericolo legittimo di pensare che questi vadano fuori e ti possono far casino all'interno di un centro abitato come quello di Padova. E come sindacato di polizia l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo reso dotto agli organi di stampa, gli abbiamo detto anche agli organi prefettizi e ai vertici della questura di dire attenzione quando fate delle scelte, perché io come sindacalista il mio compito è quello di difendere, tutelare l'integrità anche dei colleghi. Non si può, per esempio, mettere anche una volante, due persone, di fronte a un posto dove sono concentrate 250. Siamo arrivati anche a cifre molto, molto Molto più maggiori. alte. È un rischio questo, è un rischio. Anche la questione della gestione di Bagnoli. Adesso Montagnana è stata anche un altro lì, un altro tocca e fuga, no? Senza dire nulla, senza rendere partecipe le amministrazioni comunali, senza rendere partecipe la cittadinanza. C'è anche un atteggiamento, sia per noi come forze dell'ordine, perché dopo spiegherò anche altre dinamiche che potrebbero interessare i telespettatori, come noi siamo chiamati a lavorare. Come noi siamo chiamati a lavorare di fronte a questo fenomeno, un fenomeno che lo chiamano ancora vergognosamente Emergenza. emergenza, e invece solo un ebete potrebbe continuare a dire che è un'emergenza nel momento in cui abbiamo un continuo e costante, oramai diventato cadenzato, no? Arrivo sulle nostre Come coste. dobbiamo chiamarlo allora, secondo lei? Come? Come dobbiamo chiamarlo, Un secondo lei? fenomeno. Ma questo qui non è più Un un'emergenza, questa è una fenomeno, costante immigrazione guarda. che noi dobbiamo regolamentare con appositi strumenti che possono essere innanzitutto di tipo legislativo, come stanno facendo, modifiche a livello europeo, chiamare in causa la comunità europea veramente, massicciamente, non con quella roba, quella baggianata schifosa che hanno fatto e che Renzi e Alfano hanno venduto a tutta l'opinione pubblica come se fosse stata la panacea di tutti i mali, che si sarebbero presi, no? I profughi, chiamiamoli profughi, qui in Italia, per dopo prendere che cosa? Un cucchiaino dall'oceano, 90 persone. Solo 1.800 ne sono arrivati a Padova. Voi avete, come dire, visionato 1.800 Sì, richieste di sì, sì. asilo. 1.800 richieste, poi anche lì, se ci sarà tempo, vi sarà di vostro interesse. Spiegherò tante architetture, tante dinamiche interessanti nell'ambito di quelle che sono le caratteristiche del profugo, che c'è il vero profugo, Profugo. che è quello che io mi associo, lo Certo, vedo. certo, Ti certo. fanno Ma piangere, certo. Cioè, non quelli che vanno scusate, veramente difesi. Ma è prevista una procedura per arrivare a stabilire se uno è Sì, infatti, se non la e cambiamo sono è le profugo di tempistiche. guerra o Sono le sei migrante tempistiche. economico. Dopo parliamo, Ma dopo siamo in parliamo. uno stato di diritto? Certo. Oppure, allora, stiamo in uno stato di diritto. È prevista Certo. una commissione che dà una prima istanza per giudicare se sono migranti economici oppure se No. sono No, non è migrante economico, No, come no? no, non è migrante Sì, ma sì, economico, clandestino. no, non è migrante No, 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 economico. calmi tutti. Uno Allora, la alla volta, prima procedura è la prevede protezione che internazionale alla fine del mio del primo lavoro. passaggio della commissione c'è la possibilità di fare ricorso, e Sì, questo ah, allunga ecco, i termini. ah, Questo, bravo. ma Dopo diventa tempi che profugo qui in Italia sono economico. molto più lunghi che non negli Sono le altri protezioni paesi. umanitarie, vengono Certo, dopo, la prima istanza che però io faccio volevo. Ma siccome la Ah, semplificazione è dal primo giorno in cui sono qua sono clandestini, non è vero. come non sono clandestini? Sì, e le No, spiegherò anche le dinamiche per la Bossi-Fini, no, no, no. l'articolo 13, Un comma attimo, dai. 2 Io del decreto volevo. legislativo 186, Va bene. 88, se lo vado a verificare anche su E internet. comunque non è stata data da nessuno una risposta, ad esempio, al quesito che ha posto la ragazza qui presente. Perché per svuotare la prandina, gioco forza, o si concentrano da un'altra parte, Bagnoli, per fare un esempio, e allora Bagnoli deve soccombere rispetto a tutto il territorio provinciale perché non si riesce a trovare un accordo? È Non ci scandaloso! siamo È capiti, non ci siamo scandaloso! capiti. Ma Posso noi non intervenire? pensiamo. Sì, certo, Allora, assessore, prego. l'errore madornale è dire sì. L'errore madornale è quello che avete fatto voi sindaci, ad esempio lei di Assessore, 90, a dire sì, sono qui perché dire 1.700 persone, sì dove le lo si può chiamate? dire Un attimo, uno alla solo ed volta. esclusivamente quando si mette davanti al governo la responsabilità di metterci 2 mesi come ci mette la Germania a riconoscere lo status, si dice sì solo davanti al punto in cui noi ci rendiamo conto di chi davvero abbiamo davanti, si dice sì solo
se ci sono tutta una serie di impegni a parte del governo. Non si può dire sì quando abbiamo un governo pagliaccio che prende in giro gli italiani, che derubano, perché questi signori non hanno nessun diritto, non sono profughi e stanno derubando gli italiani come dei ladri. Beh, perché comunque, sanno benissimo di non aver diritto questi signori, sanno benissimo di non aver diritto e stanno sottraendo risorse ai cittadini italiani che oggi sono alla fame, perché l'integrazione si fa con il lavoro e il lavoro non c'è. Con cosa si fa l'integrazione? Ce l'hanno ricordato i signori, ce l'ha ricordato il sindaco, ce l'hanno ricordato tutti, ce lo voi dicono. Voi non volete si integrarli. Si fa con il lavoro. Perché abbiamo la città di Padova ha il 30% di cittadini stranieri perfettamente integrati. Come si permette a dire che non vogliamo integrare? Sono parte sana e che danno frutti per la nostra cittadinanza. Volete rendita elettorale da questo fenomeno? E per la nostra no, caro mio. Sono gli stranieri stessi che ci dicono è una vergogna come la state gestendo. Sì. È uno schifo, perché loro sono i primi poi a essere additati. Questa è la verità. Non si può e non si deve dire sì a patto che il governo altre province un attimo solo, diamo anche qualche punto di riferimento anche ai telespettatori. Allora, ci sono alcuni numeri che possono essere interessanti, ad esempio per quanto riguarda le domande d'asilo presentate, quelle che sono state esaminate, quelle che sono state accettate. Allora, per il 2014, questa è la fonte della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, allora domande presentate nel 2014 64.888, beh, questa è un'altra grafica, dopo commentiamo anche questa, domande d'asilo esaminate 36.330, quindi circa il 50%, decisione prese diniego rifugiato il 37% sono state respinte, invece le risposte positive sono state il 60%, 21.831 ovviamente su quelle che sono state esaminate, chiaramente, quindi sulle 36.000, quindi non si è riusciti ad evadere tutte le pratiche, e questo è uno dei problemi, quello che diceva prima Spanelli, che sono le tempistiche, il profugo migrante, chiamiamolo migrante, che non è forse né profugo né clandestino, è un migrante che arriva e che presenta la domanda, resta fermo all'Hotel Paradiso piuttosto che al centro di Bagnoli per 12 mesi minimo prima di avere una risposta. Aspetta, che bisogna spiegare, altrimenti mi posto per non turbare spazi agli altri. Scusate, no, che volevo far intervenire. Mi perdoni, ma spieghiamo un attimino cos'è la commissione territoriale. Perché sennò la gente non capisce, perché pensa che siamo un tribunale con pieni poteri, che abbiamo chissà quanti mezzi, strumenti, no? Io mi spiego un attimo ai telespettatori. C'è una persona che viene da un'altra parte del mondo con migliaia di chilometri, tra l'altro potendo anche avere i dubbi, dopo spiegherò quanti falsi stanno venendo fuori di gente che si dichiara venire fuori da zone di guerra e invece a distanza di tempo ci si accorge che viene da parte dell'Africa dove non c'è nessun tipo di problema conflittuale, di guerra civile, di persecuzione, di pericolo di morte. Certo, quindi ne approfittano persone anche che loro si infiltrano dentro il canale immigratorio e arrivano nei nostri, e poi ci si presenta davanti alla commissione. Io ho una persona al mio cospetto che mi dice che lui scappa da casa sua, dalle sue parti, perché lui è magari un cattolico in un'area musulmana o viceversa, ecco, e lui mi racconta tutte le sue vicende. Io devo, con quello che lui mi racconta, io dovrei trovare più che altro una credibilità, una cosa quasi verosimile. Pochi arrivano con documenti, pochi arrivano con articoli di giornali, pochissimi, rarissimi, vengono con verbali magari o atti di polizia, di carcerazione, azioni di disumanità. Però cosa succede? Allora noi ci dobbiamo inventare le cose, ve ne racconto una così proprio per fare capire. Bene, dopo avevo vediamo Google, anche gli altri dati. Google Map, ovviamente poi io non posso parlare di tanto perché queste cose hanno anche delle protezioni veramente internazionali. Senza fare riferimenti, il signore diceva di abitare in un paesino, Google Map, gli si chiede, scusami, mi puoi dire quali sono i villaggi che abitano, che confinano con... E lì è cascato il palco, perché non sapeva dirmi, è come se io dico a uno che abita a Padova che comuni hai intorno. Ma queste sono cose che ci dobbiamo inventare noi. Per riuscire. Allora, invece, prima la regia aveva proposto una scheda, volevo dare alcuni dati su quella che è la situazione della migrazione qua in Italia nel 2015, aggiornata a pochi giorni fa, perché il rapporto è stato presentato, peraltro, dal direttore della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, Giovanni Pinto, proprio in audizione parlamentare. Allora, gli arrivi nel 2015 sono stati 139
19.770. Nel 2014, per lo stesso periodo, quindi primi 10 mesi dell'anno, erano stati 153.745. C'è stata una flessione del 9,9%. Andiamo alla scheda successiva. Invece, vediamo, eccoli qua, questo le interessa Fanelli, no? Allora, quelli identificati sono stati 100.982, le richieste d'asilo, da dire, parlare. Okay. Queste sono, andiamo avanti ancora, perché possiamo vedere anche invece l'andamento degli sbarchi dal 2013 al 2015, dai 42.900 del 2013 siamo passati ai 170.000 dello scorso anno, ai 139.770, chiaramente questi ultimi qua del 2015 sono parziali fino al mese di ottobre. Andiamo avanti ancora, così dopo possiamo eventualmente ragionare. Qui ecco da che paesi vengono. Uh-huh. Allora, c'è stato un cambiamento radicale, perché al primo posto ci sono gli eritrei con 37.495, poi vengono profughi. I nigeriani. Questi sono profughi? No, questi qui sono migranti. No, entrati. No, quelli proprio gli eritrei. Certo. Nigeria, la Somalia, anche i somali penso possono essere. No? E poi ci sono i sudanesi. Ecco, quello che è interessante è che sono scomparsi i siriani. I siriani quest'anno ne sono arrivati 7.000, nel 2014 ne erano entrati 42.000, in questo caso qua, perché anche hanno cambiato. I tunisini non ce n'è più? No, il problema è che questi dati, ve lo spiego un attimino telegraficamente, sono il tecnico, non si sottopongono alle impronte. Questo è il esattamente. Problema. Questi esattamente. Dati vengono falsati perché non sono dati Eurodac. L'Eurodac è il sistema, che è una piattaforma europea che noi condividiamo con tutte le altre polizie d'Europa. Quindi quando si dice persona identificata ha un senso compiuto, vuol dire che è sceso, si è sottoposto le impronte, ha fatto la sua fotografia, abbiamo aspettato le risultanze terminalistiche al casellario centrale identità a Roma, alcune vengono mandate ai centri anche all'Europol e all'Interpol, perché ci sono situazioni che dopo sto meglio che non posso, evitiamole, ok? E cosa succede? Siriani, eritrei, afghani, iracheni, libanesi, non vogliono rimanere in Italia. Libici, non si vogliono sottoporre ai rilievi, perché c'è quel sistema incredibile del Convenzione di Dublino 3.0 che li blocca, li ancora con i paesi che li identificano. Certo. In realtà loro vogliono andare in Norvegia, in Svezia, in Germania, loro non vogliono neanche stare qua. Non vogliono, e sanno che se fanno le impronte, mettono le impronte, il gioco è finito, rimangono in Italia. Ecco, un altro punto che viene molto discusso, dice qui dall'Italia non va via nessuno, però qualcuno è andato via. Tantissimi. Abbiamo i dati anche qui che sono stati presentati. Allora, vediamo se mi danno la grafica. Eccolo qua. Allora, nel 2015 sono stati rintracciati come identificati come irregolari 26.084 migranti. 11.994 sono stati rimpatriati con 70 voli aerei. Ma non ci stanno 70, su 70 aerei 12.000 persone? 170 al volo. Non ci stanno. No, guarda che sono, non so dove li raccogli. 170, fanno parte sempre dello stesso numero presentati da... Forse gli è andato il foglio di via, forse. Anche lì bisogna avere rimpatriati, che è un'altra cosa. Il foglio di via è l'invito di allontanarsi, insomma. 30 giorni, entro 30 giorni. Meno che... Sì, 15. Poi comunque i dati sono stati presentati sempre nella stessa audizione, li ho presi da lì, insomma, quindi abbiamo preso. Come dice Beppe Grillo, bisogna stare attenti anche con le parole, perché insomma rimpatri, se poi è quello di darti solo il foglio di invitarti di allontanarti, e qui abbiamo autorato l'allontanamento, certo. Ne passa della costa ponti. Comunque insomma ne sono stati rimpatriati non il 50%, però insomma un dato su 100 questi sono dati 2015 su 100 e 40.000 attuali, 11.000 sono stati rimpatriati. Questo è il senso, e dei 26.000 irregolari. Allora, per rimpatriati, perché li faccio questi proprio tutti, il mio pane quotidiano, tra i rimpatriati ci sono tantissime circostanze.
ci sono quelli che vengono fuori per motivi giudiziari, hanno l'alternativa, hanno la volontaria, sono estremamente complesse. Ora, il rimpatrio, se tutto dobbiamo prendere quelli che sono tutte le migliaia di persone, quelli che delinquono, quelli che non hanno più i requisiti per soggiornare in Italia, vengono messi dentro tutti, non solo quelli che vengono ci sono anche quelli che perdono, non solo gli 11.000 che provengono dall'esodo africano, che c'è anche tanta altra gente, quelli che dei cinesi piuttosto che dai canici, ecco. Zebele, allora qui quando arrivano restano parecchio tempo in attesa. Giustamente, come veniva sottolineato prima, il problema sono che le commissioni non riescono, per motivi anche di dati concreti, a rispondere velocemente. Poi le commissioni sono state istituite, c'era una commissione che era competente per il Veneto a Gorizia, è stata costituita a Verona da pochi mesi. Anche a Padova. Adesso a Padova si parla anche di un'altra a Vicenza, è stata richiesta, non so se arriverà anche a Vicenza, perché veramente il problema è che sono i tempi lunghissimi. Siamo i primi a dire che se una persona resta un anno e mezzo in attesa. Ma adesso hanno abbassato, proprio hanno venuto fuori la legge nuova, hanno abbassato i tempi. Sì, sono stati i tempi, però il problema è che devono essere evase le domande. No. Poi nel momento in cui la domanda è evasa, non ci sarà l'irregolare e ci sarà chi ha avuto il diritto, ma non possiamo fare di tutto un erbo un fascio di queste persone. Questo perfettamente d'accordo. E noi ci troviamo a gestire queste situazioni, e il problema poi è anche trovare il lavoro, è sacrosanto, è la soluzione, ci troviamo in un ambito di crisi. Bisogna fare i conti con quello che in questo che momento le soluzioni trovate è fare per esempio del volontariato in accordo con alcune amministrazioni comunali. Almeno c'è questa restituzione alla comunità di quel minimo che possono fare queste persone. Sono loro stesse grate alle amministrazioni per questa possibilità di essere utili. Ma io adesso ho il problema che lo sto facendo, lo stiamo facendo come amministrazione comunale a Padova. Per i padovani, cioè, mi dispiace, io non è una questione di cattiveria, però un buon padre di famiglia cosa sceglie? Sceglie di sfamare il proprio figlio per primo o il figlio del vicino? Cioè, non è una questione di egoismo, è una questione proprio di buon senso. Cioè, io ho i nostri cittadini che non riescono a pagare la TASI e non sono degli evasori fiscali. Sono persone che hanno una casa, che non riescono a pagare la tassa sulla casa, sulle immondizie, eccetera, e mi chiedono: posso rendermi utile con la collettività? A brevissimo facciamo appunto anche questo, cioè la cittadinanza attiva, e lo stiamo portando avanti perfino per determinate situazioni di multe, situazioni perché la gente non ce la fa più a pagare. Allora io lo capisco il tema, voglio dire, dell'immigrato che viene qui perché ha un diritto internazionale, eccetera, ma sappiamo benissimo che sono veramente la minoranza. Ma no, è il 50%. Non è il 50%, dati del governo, voglio dire, oltre ai dati del governo, si parla di un 10-20% realmente, perché il nigeriano, voglio dire, il nigeriano, io ho tantissimi conoscenti anche dalla comunità Biafra che ci dicono ad esempio: aiutateci prima che diventiamo profughi, perché nel nostro paese è in atto uno sconvolgimento, venite ad aiutarci. Ed è quello che dice la Lega Nord, cioè andiamo ad aiutarli nel loro paese, questa gente, prima che diventi un problema. Un governo serio fa delle politiche estere prima di tutto. Professor Casen, a questo proposito c'è la Svizzera, se non sbaglio, che ha già da tempo sta lavorando con l'Etiopia. Allora, c'è la Svizzera, sta lavorando con l'Etiopia, c'è il Giappone che sta lavorando con la Nigeria, e parliamo di miliardi di euro. Le condizioni sono queste, che la presidentessa della Svizzera è andata giù, la rappresentante della Svizzera è andata in Etiopia per finanziare la rinascita di un'economia che è stata distrutta in tutti questi anni, obbligando il paese a riprendersi i profughi che sono in Svizzera. Allora viene una sorta di finanziamento: io ti finanzio, creo sviluppo l'agricoltura, sviluppo l'industria, mando in Africa tutta una serie di cose da fare. Ci impegniamo addirittura, se è necessario, acquistare il prodotto purché questa gente torni a casa, ma non obbligatoriamente, perché questi, se vengono via, non è che vengono via e sono contenti. L'Africa è veramente bella se uno sta bene e ci abita. Quindi se vengono via cercano sviluppi nuovi, economia nuova, e quindi
Questa è la difficoltà. Il Giappone lo ha fatto in maniera molto più ampia, perché parliamo di 20 miliardi di dollari, e stanno investendo moltissimo in Africa, perché l'Africa ha delle risorse immense e il paese, sia dal punto di vista agricolo, sia dal punto di vista di risorse minerarie di qualsiasi tipo, è il paese più ricco al mondo. Però noi fino adesso siamo andati là e l'abbiamo cannibalizzato. Quelli che stanno facendo un'operazione al contrario di quello che facciamo noi sono i cinesi, che stanno anche loro investendo miliardi di dollari, e lo fanno per sviluppare però un certo tipo di economia dove sopra questa economia ci sta sempre un cinese, e di conseguenza usano la popolazione locale come tipo di sfruttamento per l'agricoltura piuttosto che per altre cose. Allora questo è il punto della situazione. Se, allora, questa chiamiamola è un'emergenza che è diventata una regola, quindi non è più emergenza, è uno stato di fatto. Se noi riusciamo invece a creare uno sviluppo economico in Africa, riusciamo a bloccare questa emergenza e la cosa si risolve. Però giustamente si diceva prima nell'intervista che ci sono delle forze abbastanza importanti che proprio per sviluppare l'economia dell'Europa pensano che nei prossimi 20 anni questa non sarà un'emergenza, sarà una regola, perché ci vuole manodopera. Allora, quale sarà lo sviluppo futuro dell'Europa? Questo è il punto. Se devo tornare indietro e cercare nella storia una situazione di questo genere, l'abbiamo nell'Impero Romano, dove l'immigrazione forzata c'era, poi è diventata un'immigrazione spontanea e dopo il sistema è crollato perché è diventato ingovernabile. Allora, se impariamo dal passato, riusciamo anche a trovare le soluzioni per evitare questa ecatombe che si presenta, perché quando poi tante etnie si mescolano insieme, si perde il concetto di popolazione, di Stato, di gruppo, di organizzazione e di diritto, e quindi questo nuoce gravemente al territorio. Quindi l'importante è riuscire a organizzare questo fenomeno, ma soprattutto a spostare gli interessi altrove. Altrove. Andiamo in pubblicità, dopo rientriamo e parliamo allora se è proprio... Il nostro futuro dipende dai migranti. Dopo la pubblicità.